Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Stiamo attraversando una gola stupenda. Volevamo aprire una piccola parentesi subito per farvela vedere. In realtà siamo sulla strada allontanandoci dalla Costa Azzurra per andare un po' più in alto. Vi avevamo detto nell'ultimo video che avremmo cambiato clima, ma arriveremo probabilmente che sarà già buio, quindi ci vediamo direttamente a cena. A dopo. Siamo arrivati ed è già ora di cena, come vi avevamo anticipato, e siamo allo Chalet Suisse, pronti a gustarci una bella raclette. Siamo in questi appartamenti nuovissimi, li hanno fatti quest'anno. Guarda quanto sono belli, mi piace tantissimo il divano. E vi facciamo vedere anche giusto la cameretta, il bagno. Sono ovviamente caldi e confortevoli, c'è proprio odore di nuovo. Sì. Cosa volevamo dire? Che appunto siamo in montagna, questa cosa forse ancora non è passata. No, guardate come sono vestita. Che ci stiamo per appesantire col coi vestiti. Perché? Cosa facciamo domani? Domani si va sulle piste da sci. Ci svegliamo prestissimissimo e andiamo a vedere prima di tutto l'alba in motoneve. A domani mattina. Buonanotte. Ragazzi, siamo arrivati qui in cima. No, lo sfondo è Mont Mugnier. Quello che vedete sullo sfondo è Mont Mugnier. Qui siamo sopra il picco Vallberg, praticamente. Arrivati con la motoslitta. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta. Sì. Fa freddino. E adesso facciamo colazione. Sì. E poi torniamo giù prima che aprano le piste, perché non si può stare con le motoslitte quando le piste sono aperte. E poi risaliamo quando le piste sono aperte con un altro mezzo. Un altro mezzo. Più semplice più o semplice. Più difficile, dipende dai punti di vista. Va bene, ad ogni modo. Buona colazione. E siamo scesi dai picchi con la motoslitta, siamo arrivati come per magia in centro al paese. Questa è la piazza principale. E adesso ci divideremo. Sì. Io farò una passeggiata con le ciaspole e Joe andrà in snowboard. In realtà ci seguiremo per dei pezzi per farci le riprese a vicenda, ma voi fate finta di non saperlo. Va bene, allora le nostre strade si dividono. Addio. Sentiero ci sono in scala posizionati i pianeti. Io adesso sono di fianco alla Terra, questa qui è la Terra, e non li vedremo tutti i pianeti perché non farò tutta la passeggiata, però se volete si può fare e si possono anche vedere per davvero se siete qui di notte e il cielo è sereno e avete un teleobiettivo gigante. Allora, diciamo che funzionano meglio probabilmente con la neve molto più fresca, ma è da tanto che non nevica. Ora quindi proseguiamo sulla strada asfaltata. Strada asfaltata. E le tolgo. Allora, si potrebbe salire su fino in cima con le ciaspole, ma visto che non nevica da molto e la neve che c'è a terra è piuttosto gelata e scivolosa, mi hanno consigliato di salire in seggiovia. Ed è tutto ok per il fatto che sono qui da sola e perché non ho nessun tipo di paura dell'altezza, quindi... Ed ecco il cameraman professionista che scende dalle piste. Tanto che dopo.
Giusto. Allora vado? Per pranzo andiamo in una chalet in quota. Qui di solito non hanno il senza glutine, ma visto che li ho chiamati prima sono stati così gentili da prepararmi una bistecca con insalata e patate al forno. Io invece ho preso un hamburger. E concludiamo il pranzo con un buon dolce anche, il Tropezien, che è proprio tipico, non di qui ma della zona di Tropez, quindi comunque si parla della Costa Azzurra e del panorama. Assaggiamolo. È un dolce colmo di zucchero, cioè ricoperto di zucchero, colmo di crema. Gnammi. Molto buono. La crema è proprio delicata, non è troppo pesante. Buono. Approvato. Comunque, dopo il dolce riscendiamo in paese. In realtà la nostra gita a Valberg è quasi finita, ma visto che quando siamo arrivati era notte e non abbiamo potuto mostrarvi gli splendidi paesaggi che circondano la zona, lo facciamo ora. E dopo tutti questi scorci paesaggistici vi salutiamo sempre da un altro bello scorcio esattamente da sopra al paese. Speriamo che questo video vi sia piaciuto come anche tutto il viaggio. Fateci sapere quale tappa è stata la vostra preferita e fateci anche sapere se secondo voi il francese che abbiamo imparato con Babel... Ok, ricordatevi però che lo stiamo studiando solo da 2 settimane, sì, quindi siate magnanimi, per favore. Magnanimi. Comunque fateci sapere se secondo voi lo stiamo imparando abbastanza bene. Ovviamente ringraziamo Babel, ma ringraziamo anche l'Ente del Turismo Francese della Costa Azzurra per il supporto e noi ci vediamo ad un prossimo viaggio. Ciao! Ciao!